Sentenza Bregan non perdona, il bomber del Ponsacco ne fa due anche agli ex compagni del Gavorrano, non esulta come promesso alla vigilia, ma manda in delirio i quasi 1000 che hanno affollato il comunale, spedisce provvisoriamente i rossoblù in testa alla classifica, sia pure a pari merito con Trestina e tutto cuoio, e in attesa del risultato fra i neroverdi e il Vioreggio, gara in programma domani alle Poraia. Sorride dunque la banda Maneschi, 10 punti nelle ultime 4 gare, trascinata dal suo cannoniere Principe, 6 reti in 5 partite, e da un Cacciali tentacolare in mezzo al campo. Il resto lo fanno Gremini e Colombini, che non hanno concesso nulla allo spauracchio Gomez, e Tazzarellice, agostinisticamente cattivi al punto giusto contro i pungenti esterni Maremmani, Mastino e Grifoni. La partita comincia subito in discesa per il Ponsacco, che alla prima occasione passa in vantaggio. È il settimo, infatti, quando Brega prende palla sulla tre quarti e dai 20 metri lascia partire un bolide che lascia di sasso Salvalaggio e si insacca a fil di palo. Il Gavorrano comunque reagisce e al 13° sfiora il pari con Pardera, che dal limite dell'area piccola apre troppo e conclude al lato, ma i padroni di casa rispondono colpo su colpo e al 19° sfiorano il raddoppio con Doveri, che conclude a botta sicura dopo un bel affondo di Tazzer, ma un difensore Maremmano respinge. La squadra di Rigucci conquista campo grazie alla verve di Grifoni e Mastino, ma nel finale di tempo subisce il colpo del KO con il più classico dei contropiede. Al 46° infatti Mariani lancia lungo per Brega, che fa 30 metri palla al piede, e poi, appena Salvalaggio accenna l'uscita, lo beffa con un pallonetto. Mister Rigucci comunque non si arrende, inizio ripresa, rivoluzione il Gavorrano, inserendo prima Coci e poi Ferrante e Moscati. Ma all'ottavo Gomez si fa pescare con i gomiti alti per la seconda volta, ai danni di Cacciagli, rimedia il secondo cartellino giallo e la squadra rimane in 10. La partita praticamente finisce qui, perché con l'uomo più il Ponsacco ha gioco facile nel controllare i timidi tentativi dei maremmani e anzi sfiora pure il tris. Al 9° con Doveri, che è chiuso in spaccata da un difensore al momento di concludere, e al 22° con l'immarcabile Brega, che si libera di un paio di avversari e appena entrato in aria conclude a fil di palo.